vi dicevo, stavo parlando della correlazione, quindi del legame più o meno forte che può esistere tra due grandezze o tra una grandezza qualitativa e un'altra, e dei metodi ovviamente che possiamo utilizzare per accertarci dell'esistenza di questo legame. Allora, il primo è un metodo, come dire, grafico, ed è il diagramma di correlazione. Il secondo, che abbiamo visto, è un metodo analitico che consiste nella determinazione del coefficiente di correlazione, cioè del coefficiente R, dato dal rapporto, quindi abbiamo detto, tra la covarianza tra x e y e la radice quadrata del prodotto tra la varianza di x e la varianza di y. R può assumere valori compresi tra meno 1 e 1, e a seconda logicamente dei valori che assume possiamo dire che la correlazione è positiva, è probabilmente positiva, è negativa o nulla. Tra i metodi che possono essere utilizzati, a parte altri metodi più o meno complessi, ma diciamo comunque interessanti, io, come già vi ho detto, mi soffermo soltanto sul metodo del coefficiente di correlazione e sul metodo cosiddetto del sign test, cioè metodo del segno, test del segno. Allora, il metodo del segno in sostanza in che cosa consiste? Allora, consiste in questo: è un metodo che è a metà strada tra il grafico e l'analitico. Allora, in sostanza, che cosa dice? Allora, come al solito, dice: partiamo da una serie di punti che abbiamo a disposizione. Quindi immaginiamo di avere un certo numero di coppie di valori di x e y, e come appunto leggete anche nella slide, troviamo la mediana di x e la mediana di y. Allora, mi soffermo solamente su quello che ho scritto in questa slide, in questo punto, per chiarire ovviamente una cosa. Allora, quindi dicevo x, y e un certo numero di valori. Allora, immaginiamo una situazione di questo tipo: 20 punti, 20 coppie di punti. Allora, piuttosto che affidarci alla nostra osservazione, quindi basarci semplicemente sull'impressione che questa distribuzione di punti può darci, e quindi è più o meno riconducibile come distribuzione di punti a quella di punti disposti lungo una retta, esiste appunto, come vi dicevo, questo metodo del test del segno, che dice appunto, leggete, ricerco il valore mediano e traccio le mediane parallele agli assi cartesiani. Mediane, non medie. Allora, questa è una cosa che solitamente, quando chiedo il metodo del segno, del sign test, quando arrivo a questo punto e appunto c'è il candidato, il vostro collega, che mi dice: ok, considero il piano, considero i punti, traccio le mediane. Io dico: ah, come le traccia queste mediane? E allora la risposta è: calcolo quanti sono? Le x sono 30, sono 20, faccio la somma delle x, lo divido per il numero di valori e ottengo il valore. Ma quella è la media, non la mediana. Io ho scritto, e sta scritto sia sulla slide che sul libro che ho scritto, sta scritto mediana, non ho scritto media.
La mediana è nata cosa? Cioè significa praticamente che cosa? Devo trovare quel, in questo caso, mediana di questa distribuzione di punti, quella retta parallela all'asse delle x o delle y, tale che mi divide in due parti uguali la nuvola di punti. Cioè in sostanza significa la mediana si deve trovare al centro come valore tra i valori delle x e i valori delle y. Graficamente la mediana di questa nuvola di punti deve essere quella retta tale che divide questa nuvola di punti in due parti, tali che il numero di punti che si trova a sinistra è uguale al numero di punti che si trova a destra. Cioè se, come in questo caso, i punti sono 20, io ne devo avere 10 da una parte e 10 dall'altra. Diciamo una situazione che all'incirca è di questo tipo, se ho fatto bene il disegno. Quindi significa in sostanza, quindi rispetto alla x, tanti punti a sinistra, tanti punti a destra. Poi devo tracciare la mediana rispetto ad y, cioè devo tracciare una retta parallela all'asse delle x, tale che devo avere un egual numero di punti sopra e un egual numero di punti sotto, quindi mediana, e come al solito quindi 10 punti sopra e 10 punti sotto, diciamo questa. Allora, così ho tracciato le due mediane. Quindi non ho mai parlato di somma dei valori diviso il numero dei valori. Quella è la media, che è un'altra cosa. La mediana è un'altra. Allora, tracciate le due mediane, che cosa faccio? Individuo dei quadranti. I quadranti che individuo, ovviamente, sono quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Fatto questo, diciamo poco male come di numero, solitamente è questa la numerazione che si fa dei quadranti, ma comunque se voglio procedere in altro modo, poi alla fine il risultato è sempre quello, conto i punti che si trovano in ogni quadrante e sommo i punti dei quadranti opposti con numerosità minore. Cioè, in sostanza, che cosa significa? Sommo i punti dei quadranti 1 e 3, quindi sommo i punti dei quadranti 1 più 3, che sono i quadranti opposti, e il quadrante 2 più 4. E di questi quadranti opposti prendo in considerazione la coppia di quadranti con minore numerosità di punti. Cioè, in questo caso, ovviamente, la coppia di quadranti con minore numerosità è 2 e 4. Conto i punti e questo numero di punti lo indico con m. D'accordo? Chiamatelo come volete voi. Okay. A questo punto che faccio? Considero tutti i punti. Utilizzo una tabella. In questa tabella, che tra poco vi mostro, io entro con che cosa? Con un valore. Il valore con il quale entro è dato dal numero dei punti complessi che ho in complessivo, meno ovviamente i punti che si trovano sulle mediane. Quindi totale di punti meno i punti che ho sulle mediane. Questo lo chiamo con m, questo numero di punti. Entro in questa tabella e in funzione del valore di questo punto, di questi punti, io esco con un valore che è un valore limite, un n con l limite. A questo punto che cosa faccio? M era la numerosità di punti relativi ai quadranti, quindi con minore numerosità. N con l è il numero limite. Confronto m con n con l. Se m è minore di n con l, allora esiste correlazione. Se m è maggiore di n con l, non esiste correlazione. D'accordo? Quindi deve essere minore di n con l perché esista correlazione. Quindi m minore di n con l
c'è correlazione. Il fatto poi che la correlazione possa essere positiva o negativa dipende ovviamente dai quadranti che ho considerato, perché se considero 2 e 4 e quindi n con l è minore di m che è relativo ai quadranti 2 e 4 che sono i quadranti negativi, allora la correlazione c'è ed è positiva, perché vedete quelli a minore numerosità sono questi, però significa che c'è una maggiore distribuzione di punti negli altri due quadranti, visto che io prendo quelli a minore numerosità, che sono i quadranti con valori positivi e quindi la correlazione è positiva. Se invece quelli a minore numerosità sono 1 e 3, significa che ce ne sono di più di punti in 2 e 4, che siccome sono quelli negativi vuol dire che la correlazione è negativa. E quindi m maggiore di n con l vuol dire che non esiste correlazione, non che la correlazione è negativa, vuol dire che non esiste correlazione, cioè i punti sono distribuiti in maniera pressoché uniforme sia nei quadranti positivi che nei quadranti negativi, e quindi non posso individuare una tendenza, quindi non c'è una tendenza. Quindi ripeto, il sign test, che poi si dice sign test, non signe test, cioè non, questo sembra sempre, ve lo raccontai forse agli impianti, no? Il layout degli impianti, cioè non, che si prende, ma scusi, ma che è sul layout? Cioè questo sta scritto sugli appunti, ma io figlio, appunti. Era il layout comunque, cioè non, allora il sign test, ma sta scritto sign test, ma si dice sign. O chiamarlo test del segno proprio. Allora, coppie di valori, coppie di punti, allora rappresentate, ricordate su un piano XY le coppie di punti, trovate le mediane, non le medie, tali che la nuvola di punti viene divisa in due parti uguali rispetto ad X e rispetto ad Y, considerate i quadranti opposti a numerosità minore. Entrate in una tabella col valore di n, che è il numero di punti meno quelli che si trovano sulle mediane, reggete il valore limite, n con l, se m è minore di n con l c'è correlazione. Okay? Sperando di non confondervi le idee, ecco, questo era quello che appunto avevo aggiunto come slide per ricordarvi la differenza tra media e mediana, ovviamente non sto manco a dirvela, quindi io parlo di mediana, scusatemi, non di media, e quindi parlo logicamente di un punto, quel valore che lascia tanti elementi a destra, quel numero di elementi a destra e a sinistra, sopra e sotto, d'accordo? Allora, questo è l'esempio che appunto potremmo immaginare di considerare. I punti ovviamente che in questo caso ho considerato sono 50 punti, questi col doppio cerchietto sono due punti, due volte si è rilevato quel punto, questi col pallino nero grande invece è corrispondente a la coppia di punti che è stata rilevata un numero di volte pari a 3. I quadranti, appunto, vedete, sono questi, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso, sia se li numerate in senso orario che in senso antiorario, ma comunque diciamo poco cambia. I quadranti a minore numerosità sono 2 e 4, che appunto dà come valore 9. Sulle linee se ne trovano 2 di punti, quindi di fatto significa che io devo entrare nella tabella con 48, andare a leggere il valore limite e vedere se l'M, cioè in sostanza 9, è minore del numero limite. Ecco, in questo caso il valore 48 che vado a leggere è questo. La tabella che solitamente si utilizza è questa, anche se
su molti testi trovate una tabella semplificata dove è riportata semplicemente la colonna con il limite inferiore, ma vi spiego adesso quello che significa. E quindi di fatto io devo andare a vedere come limite inferiore 16, quindi in questo caso 9 è minore di 16, quindi c'è correlazione ed è una correlazione positiva. Mi spiego e ritorno logicamente sul significato di questa tabella e apro una parentesi sul in merito al significato di questo test e quindi della tabella e del test del segno. Allora, in effetti si chiama test del segno, questo è un inciso ovviamente che apro e chiudo, si chiama test del segno perché il test con la relativa tabella, che inizialmente era questa, poi in ambito su molti testi logicamente lì dove trattano gli strumenti della qualità, questa tabella è stata riportata e ridotta ovviamente considerando semplicemente questi valori e riportando il limite inferiore di questo intervallo con un errore pari al 5%, con livello di rischio, altrimenti detto livello di rischio del 5%. Allora, il test del segno prende questo nome perché? Perché di fatto considerato un piano e considerato un certo numero di misure con valore positivo e negativo, dunque il test del segno cercava di dirci con una certa approssimazione, con una certa certezza, utilizzando quella tabella, se appunto preso questo piano e presi una serie di punti valori positivi e negativi, se il numero di valori positivi era uguale al numero di valori negativi e quindi si aveva una uguale distribuzione nel piano di valori positivi e di valori negativi. Per fare questo, quindi il numero di segni positivi è uguale al numero di segni negativi. Per fare questo si utilizzava una tabella di questo tipo che appunto vedete dava due limiti dell'intervallo relativo logicamente alla numerosità dei punti, cioè in particolare veniva dato appunto, vedete qui c'è con riferimento a quelli che sono il numero di punti, bene, i due limiti inferiore e limite superiore. E considerando sempre ovviamente i quattro quadranti, quindi dei segni positivi e dei segni negativi, siccome l'obiettivo era cercare di capire se il numero dei segni positivi è uguale al numero dei segni negativi e quindi avevo un'uguale distribuzione, che cosa succedeva? Questi intervalli, come vedete, davano due valori, uno limite inferiore e l'altro limite superiore, cioè nel caso di 16 io avevo come valori, vedete, in corrispondenza di un livello di rischio del 5%, 3 e 13, d'accordo? 3 e 13 e 16, è proprio il numero dei punti. E mi dice, guarda che per avere la probabilità con un livello di rischio del 5% che il numero di valori positivi appunto risulti essere uguale al numero di valori negativi, bene, devi avere che quel valore limite, quello che ricavo entrando nel diagramma considerando il numero di punti e confrontandolo con M, che è il numero di punti relativo ai quadranti con numerosità minore, bene, perché ci sia uguaglianza tra segni positivi e negativi deve essere superiore al limite inferiore, ovvero inferiore al limite superiore, quindi sono le due eventualità. Quindi perché? Perché di fatto se è inferiore a 13, sto considerando ovviamente 16 punti e quindi inferiore a 13, significa che verosimilmente forse avrò, posso dire con una buona approssimazione, che ce ne saranno un certo numero di punti nei quadranti positivi, un uguale numero di punti nel quadrante negativo.
analogamente per quest'altro valore con un livello di rischio del 5% superiore ovviamente a questo. Siccome nel caso del test del segno per l'esistenza della correlazione io non voglio vedere e non voglio sapere se i punti con i valori positivi sono uguali e distribuiti in maniera analoga a quelli negativi, io invece voglio vedere proprio il contrario, e quindi ecco che mi colloco al di fuori di questo intervallo. Quindi l'intervallo è 3,13 e io, perché ci sia uguale distribuzione di punti e di valori positivi e negativi, devo collocarmi all'interno di quell'intervallo, quindi maggiore del limite inferiore o minore del limite superiore. Perché non ci sia uguaglianza e quindi c'è correlazione, che dico? Dico che deve essere il mio valore, quello che mi ricavo, M, minore, quindi al di fuori dell'intervallo, del limite inferiore. E quindi in molti testi voi trovate, lì dove logicamente si parla del sign test, trovate questa tabella dove ovviamente la tabella riporta soltanto il limite inferiore, perché solo quello viene riportato in queste tabelle, con i valori relativi al livello di rischio del 5%, limite inferiore, questa colonna qua, anzi queste due colonne, del limite superiore con livello all'1%, livello di rischio all'1% e al 5% non sono riportate, e ovviamente anche per il limite inferiore non è riportata quella all'1% ma solo al 5%. Però il significato, l'origine logicamente del nome di questo test è questo. Però ripeto, non vi voglio confondere le idee, quindi sappiate che l'origine è questa. A noi ci interessa soltanto sapere, ricordare quello che vi ho detto, cioè considero un diagramma, considero le coppie di punti, considero le mediane, mi valuto M, mi ricavo il valore N con L entrando con il numero di punti, quindi i punti che si trovano sulle mediane, confronto M con N con L. Se M è minore di N con L, allora c'è correlazione positiva o negativa, se è maggiore la correlazione è assente. Bene, facciamo un altro passo avanti e vediamo diciamo un'altra cosa. Una volta che abbiamo stabilito l'esistenza di una correlazione, può risultare utile calcolarsi, determinarsi la cosiddetta retta di regressione. Quindi la retta di regressione in sostanza è, come dire, viene definita come la retta che meglio mi approssima questa distribuzione. Quindi la retta di regressione, una volta ovviamente considerato un certo numero di coppie di valori di punti, una volta riportato questi punti nel piano, posso, nel caso in cui esista la correlazione, trovare l'espressione della retta di regressione. Ovvero la retta che meglio mi approssima questa distribuzione di punti. E che me ne faccio? Perché me la devo calcolare? Perché mi è venuto mostro l'idea di calcolare questa retta? È chiaro, perché se io ho una correlazione, mi calcolo l'espressione analitica della retta di regressione, posso trovare il legame analitico che ovviamente lega tra di loro le due grandezze, la caratteristica qualitativa e il fattore X in questo caso che sto considerando, e quindi posso sapere al variare di X quale sarà il valore che assumerà invece la Y. Quindi trovo l'espressione analitica e trovare così, quindi potrò trovare ovviamente il valore della Y in corrispondenza all'inverso valore della X. Quindi la retta di regressione dunque risulta indispensabile, risulta ovviamente conveniente quando io voglio arrivare ad una quantificazione della Y, ovvero sapere qual è il valore assunto da Y in corrispondenza di una determinata variazione della X. Quindi questa è la retta di regressione. Attenzione,
Allora, io ho detto, troviamo prima l'esistenza e verifichiamo l'esistenza di una correlazione e poi ovviamente mi trovo l'espressione della retta di regressione. Perché? Perché ha più senso, no? Cioè, che senso ha trovare l'espressione analitica di questa retta se non c'è correlazione? Che mi serve? Cioè, questo mi serve quando c'è correlazione. Quindi, una cosa però è la convenienza, cioè io la retta dell'espressione della retta di regressione perché mi dice, ok, in una zona del piano in cui non ho valori di x e di y, per esempio in questa zona qua, io posso dire se questa è la retta di regressione per un determinato valore di x che io non ho rilevato, o valori più bassi, per esempio in questa zona qua, quale dovrebbe essere il valore della y, visto che c'è l'esistenza di una correlazione. Però, attenzione, la retta di regressione io la posso disegnare sempre. Quindi io posso sempre disegnare e trovare l'espressione analitica di una retta che mi approssima a una distribuzione di punti. Che succede? Se questi punti sono, ad esempio, distribuiti in questo modo, no? Per cui non c'è correlazione, io comunque posso trovare una retta che meglio mi approssima a quella distribuzione. Vabbè, vorrà dire che gli approssima una schifezza, cioè e quindi gli errori che commetto ovviamente saranno elevati, però io comunque posso pensare di considerare l'espressione di una retta che mi approssima alla distribuzione di punti. Quindi la retta di regressione io la posso considerare, la posso in effetti da un punto di vista analitico considerare sempre, però è chiaro che mi conviene, non è conveniente considerarla quando non c'è correlazione perché non mi serve assolutamente a niente. Quindi questa è giusto la precisazione che volevo fare. Allora, immaginiamo una situazione di questo tipo, vediamo come trovare l'espressione di questa retta di regressione. Qui ho immaginato valori della pressione dell'aria e di spessore della parete, quindi c'è un legame tra queste due grandezze, in particolare lo spessore della parete è la caratteristica qualitativa e la pressione dell'aria è invece il fattore che influenza quella caratteristica qualitativa, e quindi c'è, ripeto, un legame, quindi c'è una correlazione, quindi ha senso considerare la retta di regressione. La retta di regressione, ovviamente, come forse ricorderete anche da impianti, no? Dove parlando della previsione della domanda e parlando del trend dovevamo trovare la retta che meglio approssimava una distribuzione di punti, e dove di fatto quella retta noi la trovavamo considerando, ricordate, gli errori, la sommatoria degli errori, scostamenti tra valori reali e valori effettivi, considerando la sommatoria di quegli errori al quadrato e ponendoci quale obiettivo quello di minimizzare la sommatoria degli errori al quadrato. Allora, nel caso della retta di regressione, la logica praticamente è la stessa, cioè in questo caso la espressione della retta è un'espressione ovviamente del tipo alfa più beta per x, cioè il valore di alfa, vi ricordo, essere il punto di intercetta della retta con l'asse delle y, e beta ovviamente, o chiamatelo come volete, rappresenta il coefficiente angolare di questa retta. In questo caso ovviamente la correlazione è una correlazione negativa e il coefficiente angolare della retta sarà quindi un coefficiente angolare negativo. L'intercetta sarà ovviamente questa con l'asse delle y. Allora, detto questo, siccome l'espressione della retta che devo trovare è un'espressione del tipo, quindi y uguale ad alfa più beta x, questo perché? Perché questa espressione, che sarà l'espressione della retta di regressione, mi consentirà di trovare il valore di y al variare di x. Come faccio a trovare questi valori di alfa e di beta? Allora, molto semplicemente vi ricordo dunque che la logica è quella di andare a considerare
dunque degli scostamenti degli errori al quadrato, ovvero la sommatoria degli epsilon con i al quadrato. Vi ricordo che appunto il metodo che avevamo visto era il metodo dei minimi quadrati, che si chiama appunto dei minimi quadrati perché? Perché considero la sommatoria degli errori al quadrato e cerco logicamente di trovare quei valori di x e di y tali che minimizzano questa sommatoria degli errori. Perché li elevo al quadrato? Perché vi ricordo, questo ci consentiva logicamente di risolvere il problema o l'eventualità in cui la distribuzione dei punti rispetto alla retta risulta essere tale che, andando a fare la sommatoria degli errori, pur trovandosi punti molto distanti dalla retta, la sommatoria risulti essere uguale a zero. Cioè, per capirci, se io considero ad esempio una situazione di questo tipo, dove ho un punto qui sopra e un punto qua giù, poi ho un altro punto qua sopra e un altro punto qua giù, un altro punto qua sopra e un altro punto qua sotto, e considero per esempio la retta questa qua, e dico che questa retta mi approssima in maniera perfetta addirittura questa distribuzione dei punti. Perché? Perché se considero questo errore, il primo errore, questo sarà un primo errore, quindi è l'errore che commetto quando al posto di questo punto io considero la retta. Ma per esempio, se questo errore compensa perfettamente, quindi risulta essere uguale, ma di segno opposto, a quest'altro errore, che ovviamente si trova dall'altra parte, la somma, e analogamente questo errore viene compensato da questo e questo viene compensato da quest'altro, la sommatoria degli errori è uguale a zero, e quindi secondo quello che ho detto, ovviamente, siccome io devo minimizzare gli errori, questo, la sommatoria degli errori è uguale a zero, e quindi me la ottimizza in maniera perfetta questa distribuzione di punti. Si elevano al quadrato appunto perché in questo modo elimino l'ambiguità dovuta logicamente al fatto che questi errori possano essere positivi e negativi e quindi possano compensarsi, ed elevandoli al quadrato ovviamente, quindi considerando questi errori quindi come dire al quadrato, quindi ovviamente elimino il segno, quindi perlomeno erroneamente, ma considero ovviamente segni positivi, quindi devo minimizzare la sommatoria degli errori al quadrato. Allora, molto semplicemente, molto rapidamente, l'espressione di questa retta di correlazione, come si trova, di questa retta di regressione, scusate. Allora, molto semplicemente, dunque posso calcolarmi i valori di alfa e beta in questo modo. Allora, posso calcolarmi il valore del coefficiente angolare della retta della beta come la covarianza di xy diviso la varianza di x. Quindi di fatto la sommatoria degli x con i meno x medi per y con i meno y medio diviso la sommatoria degli x con i meno x medio al quadrato. Questo, ripeto, molto semplicemente calcolando quindi la covarianza di xy e la varianza di x. Una volta calcolato beta, posso nell'espressione della y che è uguale ad alfa più beta x, siccome ovviamente quell'espressione è valida sempre ed è valida anche quando al posto di x ed y considero i valori medi di x ed y, che sono gli unici valori che mi posso calcolare, quindi mi calcolo il valore medio di x e il valore medio di y, quindi facendo la sommatoria di tutti gli x con i diviso il numero di dati e la sommatoria di tutti gli y con i diviso il numero di dati, e quindi sostituendo nell'espressione ovviamente che avevo prima, no? Y è uguale ad alfa più beta x, quindi metto y medio uguale ad alfa più beta x segnato, dove il beta è il beta asterisco che ho calcolato, l'incognita è alfa, cioè l'intercetta con l'asse delle y, e quindi facendo
y medio meno beta segnato con x medio, per x medio, mi calcolo analogamente il valore di alfa, chiamato come volete voi, alfa segnato, alfa asterisco, alfa col cappelletto, ma comunque è l'intercetta con l'asse degli y. E in questo modo riesco a trovare ovviamente l'espressione della retta di regressione. Retta di regressione. Allora, molto semplicemente, allora nel nostro caso, quello che vi avevo mostrato prima, dove avevo spessore delle pareti del recipiente e valore della pressione dell'aria, c'è una correlazione e voglio trovare l'espressione della retta di regressione. Allora, y uguale ad alfa più beta x. Allora, prima cosa, che cosa faccio? Mi calcolo, come ho detto, primi valori medi di x ed y, perché comunque mi serviranno per la determinazione di alfa, e poi mi calcolo la covarianza di xy e la varianza di x. Allora, molto semplicemente, quindi mi calcolo il valore di x segnato e di y segnato, che quindi l'x medio e l'y medio, che risulta essere 9 e 3,276. Mi calcolo la covarianza e la varianza, quindi mi calcolo s di xx, come vi dicevo, sommatoria di x con i meno x medio al quadrato, cioè sommatoria di x con i al quadrato meno la sommatoria di x con i, tutto poi al quadrato diviso n, e viene 10, mentre la covarianza sommatoria di x con i meno x medio per y con i meno y medio, ovvero sommatoria di x con y con i meno sommatoria di x con i sommatoria di y con i su n, e quello che esce fuori, andando a fare ovviamente i calcoli, è meno 12,8. Allora, il coefficiente angolare sarà quindi meno 12,8 su 10, e quindi 1,28 meno, perché questo era abbastanza evidente, i punti, l'abbiamo visto, erano distribuiti secondo una retta di pendenza negativa, erano, se vi ricordate come erano, erano orientati all'altra parte, distribuiti in un altro verso. Calcolato beta, conosco x medio e y con medio, mi calcolo il valore di alfa, intercetta, facendo ovviamente alfa uguale a y meno beta x, e quindi, dove sta? Eccolo qua, trovo ovviamente in questo modo l'espressione di alfa, che è 14,80, da cui l'espressione della retta, e questa quindi è l'espressione della retta di regressione. Su questo non credo che ci sia granché da dire. Ultime due cose che volevo dirvi prima di chiudere. Allora, possiamo rappresentare graficamente la retta di regressione. In che modo? È una costruzione grafica molto, molto banale. Allora, se ho dunque una certa distribuzione di punti, quindi distribuiti, quindi considerando un certo numero di coppie di punti, distribuisco queste coppie di punti, rappresento queste coppie di punti nel piano, e che cosa faccio? Mi trovo le due mediane, al solito, quella che mi divide la nuvola di punti in due zone, tali che il numero di punti a sinistra è uguale al numero di punti a destra, e poi l'altra mediana rispetto a y, tale che il numero di punti al di sopra è uguale al numero di punti al di sotto. Fatto questo, e quindi immaginiamo che queste siano le due mediane, considero i due quadranti a numerosità maggiore, che sono per l'appunto il quadrante 1 e il quadrante 3 in questo caso. E che cosa faccio? Ripeto di nuovo il ragionamento che avevo fatto per la nuvola di punti iniziale, cioè considerando questa nuvola di punti qui, quindi quella del primo quadrante, considero le due mediane rispetto ad x ed y, tale che con una prima mediana il numero di punti a sinistra sia uguale al numero di punti a destra, e qui poi considerare un'altra mediana tale che il numero di punti al di sopra sia uguale al numero di punti al di sotto. Lo stesso lo faccio per quest'altro quadrante, considerando quindi la mediana rispetto a x,
la mediana rispetto all'y. Se ovviamente il disegno è ben fatto, individuo queste sono le due mediane e queste le due mediane del terzo quadrante. A questo punto che faccio? Unisco questo punto con quest'altro punto e la retta che passa per quei due punti è proprio la mia retta di regressione, cioè la retta che meglio mi approssima la distribuzione di punti. Questa è una costruzione, come dire, elementare grafica, vabbè, della retta di regressione. Che quindi in questo caso sappiamo trovare graficamente e sappiamo soprattutto trovare analiticamente. L'espressione analitica della retta di regressione, lo ripeto, lo si trova analiticamente applicando il metodo dei minimi quadrati, cioè minimizzando la sommatoria degli errori al quadrato, spostamenti tra l'errore che commetto quando a quella nuvola di punti io sostituisco la retta, quindi che secondo me meglio approssima a quella distribuzione di punti. Devo considerare, come già vi ho detto, che cosa? La sommatoria degli epsilon con i al quadrato, e quindi l'espressione della retta che ottengo è y uguale ad alfa più beta x, dove appunto si dimostra che il beta, coefficiente angolare, lo trovo come rapporto tra la covarianza e la varianza rispetto ad x, e alfa, noto x medio di y con me, y medio lo posso calcolare come alfa come y meno beta x. Ultima cosa, come vi dicevo, la retta di regressione io la posso considerare sempre, e ovviamente determinarla anche nel caso in cui non esiste la correlazione. Allora, questo esempio che avevo preso da un testo, questo l'autore Ascom, Graphs in Statistical Analysis, mostra proprio questo, cioè in particolare mostra queste quattro situazioni di distribuzione di punti, dove appunto vedete sono quattro casi diversi, ovviamente, ma completamente diversi da loro, dove in alcuni casi c'è la correlazione, in altri casi non c'è la correlazione, e sono caratterizzati questi quattro casi da c'è una particolarità. Guardate qual è la particolarità. Allora, per come sono stati costruiti, allora, per i quattro casi, logicamente, questa è una retta di regressione. Per quest'altro caso, dove comunque ho 11 punti, guardate, distribuiti in questo modo, quindi completamente diversi, la retta di regressione è questa. Poi ho una situazione di questo tipo, dove ho dei punti disposti in questo modo, con questo punto isolato. Bene, questa è la retta di regressione, e poi 11 punti disposti in questo modo, quindi disposti, caratterizzati dal fatto di avere tutti lo stesso valore di x, ma disposti in questo modo, e questa ovviamente è la retta di regressione. Guardate che cosa strana, quali sono i valori e l'espressione della retta di regressione. Tutti e quattro questi casi sono caratterizzati dall' avere la stessa espressione analitica della retta di regressione. La tabella che esce fuori è questa, dunque a seconda dei, questi sono i quattro casi, dove questi sono i valori di x1, di x e di y, quindi distinti, x1, 1y con 1, x2, y con 2, x con 3, y con 3, x4, y4, calcolati quindi i valori di alfa e beta secondo le relazioni dette, guardate che cosa succede. Allora, il valore di x medio è lo stesso per tutte, il valore di y medio è lo stesso per tutte quante le situazioni che abbiamo considerato, analogamente il valore della varianza rispetto ad x e della varianza rispetto ad y è uguale per tutti e quattro i casi, e analogamente la covarianza assume lo stesso valore. E quindi in tutti e quattro i casi, pur essendo così diversi tra di loro,
la retta di regressione alla stessa espressione, poiché sono uguali l'x medio, y medio, varianza, covarianza, quindi varianza sia rispetto ad x che rispetto ad y. Questa conferma del fatto che trovare l'espressione della retta di regressione non vuol dire che c'è la correlazione. D'accordo? La retta di regressione non c'entra niente con la correlazione. La retta di regressione non serve a vedere se c'è o meno correlazione, ma piuttosto, se c'è correlazione, ha senso considerare la retta di regressione. D'accordo? Se non c'è correlazione, io la retta di regressione la posso comunque considerare, ma non ha senso considerare la retta di regressione. Cioè, non ha tanto senso, no? Se non c'è correlazione, una nube di punti, che senso ha trovare la retta? E cioè, non mi approssima nulla, cioè non me la approssima nella maniera più. Ok, va bene, io terminerei qui.